cronaca, abbandonò per andare in vacanza l'anziana madre invalida e non autosufficiente che morì di stenti. Ora la donna era stata arrestata per omicidio volontario aggravato. I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno notificato l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti della figlia della povera vittima. I fatti risalgono lo scorso giugno e sono avvenuti a Monte Libretti, in provincia di Roma. La donna venne messa ai domiciliari in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione. Gli investigatori avrebbero ritrovato appunti con riferimento all'acquisto di un biglietto che facevano ipotizzare che stesse pianificando una fuga. Dalle indagini dei carabinieri era emerso che la figlia dell'anziana, invece di accudirla, si era allontanata per trascorrere un periodo di vacanza in Abruzzo, lasciandola senza le dovute cure. La procura di Tivoli aveva messo nei confronti dell'indagata un fermo di indiziato di delitto, ritenendola gravemente indiziata del reato di abbandono di persona incapace, condizione a seguito della quale l'anziana madre è poi deceduta. In virtù del provvedimento, la 49enne è stata sottoposta inizialmente ai domiciliari in attesa appunto che venisse ulteriormente definita la sua posizione. I carabinieri, che hanno proseguito le indagini anche dopo l'applicazione del provvedimento, avrebbero però trovato alcuni appunti nei quali la donna faceva riferimento all'acquisto di un biglietto per allontanarsi e ad alcuni oggetti necessari a camuffare la propria identità. Secondo gli investigatori, stava programmando una fuga per sottrarsi al provvedimento restrittivo cui era sottoposta. Per questi motivi la procura ha richiesto nei giorni scorsi l'aggravamento della misura e i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Tivoli con l'accusa appunto di omicidio volontario aggravato.